Farvi ascoltare però una voce importante, una voce italiana, quella di Valentino Parlato, perché è la testimonianza di qualcuno che ha seguito questi avvenimenti di 25 anni fa, davvero con tutta quanta la passione politica, la passione umana. Innanzitutto, Valentino Parlato, lo sapete, uno dei fondatori del Manifesto Comunista di un comunismo controcorrente. L'intervista. Prima della costruzione del muro, alla fine degli anni 50, sono stato a Berlino, invitato, io lavoravo per il Partito Comunista Italiano, invitato dai comunisti della Germania, quella che poi divenne la Germania dell'Est, e sono stato per un po' di giorni a Berlino. L'impressione era di una città molto bella, molto gradevole, bei viali, e movimento, molto molto pacifica, quasi sorprendente che questa città di frontiera fosse così pacifica, insomma. E Cossutta disse: beh, il commento di Togliatti fu finalmente si sono decisi a fare questo muro. Io ne dubito perché un muro è sempre come dire un segno di difesa, vuol dire uno ha bisogno di un muro se non ha attrattive sufficienti, se si deve difendere. Invece, voglio dire, il socialismo avrebbe dovuto essere attraente per i paesi capitalistici, per i lavoratori dei paesi capitalistici. Invece non era così, tant'è che fu che decisero di costruire il muro non solo a Berlino, ma di divisione di tutte le due Germanie. Furono chilometri e chilometri di muro. Qui vorrei ricordare poi che questo muro è diventato, i mattoni del muro si sono venduti poi dopo la demolizione e si trovano dappertutto, si trovano in Giappone, si trovano negli Stati Uniti, sono diventati una specie di, cosa, come dire, di pezzi d'archivio, pezzi d'antiquariato. Ricordo del 1989 la demolizione del muro di Berlino. Beh, la demolizione del muro di Berlino è la sconfitta della politica che aveva costruito il muro di Berlino per difendersi. Si abbatte non solo il muro di Berlino, ma il muro che divideva le due Germanie e così si apre di fatto la strada all'unificazione delle due Germanie in un'unica Germania. E questo, sommato, è un fatto a mio parere positivo. Non dimentichiamo che anche la Merkel, l'attuale presidente della Germania, viene da quella che era la Germania dell'Est. Io direi siamo a una fase di conflitto, ma non a una fase di guerra fredda. E anche qui la responsabilità, a mio parere, è più dell'Occidente e più dei governi dell'Europa occidentale che non di Putin. In sostanza, voglio dire, da parte dell'Occidente c'è il tentativo di spostare a est la frontiera della NATO. Questo è ovviamente, cioè vogliono che l'Ucraina entri nell'Unione Europea e entri a far parte della NATO. Ovviamente, voglio dire, a Putin non va bene che alle sue porte ci sia la NATO.